Oggi finalmente è il giorno in cui inserisco il disco di Fallout 76 ed eccolo qui, installato e funzionante. Peccato che inserisci il disco e ci sono 60 minuti di attesa per l'aggiornamento. Grazie Fallout 76, iniziamo benissimo. Hi people of YouTube, l'avete richiesto, l'avete voluto, io volevo provarlo, eccolo qui, Fallout 76. Che cosa abbiamo? Ma quello è un arco per caso? Hanno introdotto gli archi in Fallout canonici? Ok, potresti aver colto il mio interesse. Stagioni, guadagnate score per salire di grado e ottenere una miriade di nuove ricompense stellari con un nuovo sistema di progressione che rende le sfide ancora più interessanti. Gara leggendaria, squadre pubbliche e tanto altro ancora. Ella, la cosa che più mi interessa però è l'arco. Se hanno messo l'arco in questo gioco, santo cielo. Abbiamo gioca, social, galleria, impostazioni e riconoscimenti. Sottotitoli globali, ovviamente. Sottotitoli dialogo, ovviamente. Social invece che cos'è? Ah, la mia lista amici. Ok, non mi aspettavo questo. D'accordo. Iniziamo una nuova e probabilmente strana avventura. Mondo trovato, attendere. D'accordo. Diamo una possibilità a questo signorino. Vediamo se con Wastelanders sei migliorato. Il lanciafiamme infligge danni da energia continua a un'ampia area di fronte a te. Ma va? Bethesda Game Studio presents... Dai, Fallout 76. Country Road, take me home. Scusate. Io leggo solo Esps Zasdasdi. Non cambia mai. Nel 1776, questa grande nazione decise che il conflitto era l'unico modo per proteggere il diritto alla vita, la libertà e la ricerca della felicità. Certo. Se solo i padri fondatori ci vedessero ora, direbbero che coglioni che siete. Da Okinawa ad Anchorage abbiamo lottato. E ora la minaccia rossa è alle porte. Ma va? La democrazia stessa rischia il collasso totale. Immagino. Ecco perché oggi, 4 modelli luglio base 2066, di altri personaggi. A 300 anni dalla nascita della nostra grande nazione, celebriamo il completamento del Vault 76. Però mi piace la storia del perché abbiano creato il 76. È stato dalla Voltec, ma lo avete costruito voi, rispettabili americani, per far sì che se le bombe dovessero annientare ogni cosa, il nostro modo di vivere perduri. Ma non tutti. Scusatemi. Dai, solo che i faccia. Della nostra nazione potranno entrare in Dai, questo va tutto bene. Poi, quando la guerra sarà finita e la polvere radioattiva si sarà Ma posata, che cazzo di faccia hanno fatto sti personaggi? Non solo i muri, non solo gli edifici, ma Dio i cuori, mio, le menti. E infine, questa è carina, dai, è l'unica l'America immagine stessa. Figa. Mentre siamo qui, preghiamo che il mondo conosca la pace. Ma se il nostro destino fosse una guerra inevitabile, quanto se la stanno tirando? Insieme, qui nel Vault 76, il futuro inizia ora. Che figo! Yeah! Andiamoci a far ammazzare dalle radiazioni, vai!
Allora, mi è piaciuta la storia del perché il numero 76, buongiorno, quello assolutamente. 76. Sono il soprintendente. Ok. Spero che la festa di ieri vi sia piaciuta, anche a chi ha un po' esagerato e a chi si è svegliato a fatica. Ok, certo, come ma no. È ora di uscire. Siamo segregati da troppo tempo. Qualche volto un po' più oggi normale. È la giornata della rigenerazione. Qualche volto un è po' più andare, umano, ma magari, non lo so, dai. Il giorno del vostro arrivo al volto 76. Sa che io non la sto ascoltando, sovrintendente, vero? Esperienza, razza, colore. Ok, questo mi piace. Questo ma no. Ma c'è una cosa che vi accomuna. Siete il meglio che questo paese ha da offrire. Immagino. Modifichiamo questo qua. Attenzione cittadini, attacco nucleare imminente. Che cosa? Abbandonare la zona il prima possibile. Non ho neanche grazie iniziato già attacco nucleare. Ma che vita di merda! Non sei neanche nato e già sta per essere fatto esplodere. Complimenti. Guardalo. I'm so disappointed. Ti prego dimmi che c'è un capello bello in sto gioco. Oh, i miei capelli lunghi, quanto mi mancano. Ma un paio di capelli belli non esistono in sto gioco. Ti faccio esattamente come il personaggio di Fallout 4. Guardalo com'è un beccone questo. Ah, ti piaccio, eh? Ok, l'ultima cosa che non mi piace è il naso. Poi direi che ci siamo anche. Eccolo qua. Direi che sei a posto ora. Vediamo, qualche extra, qualche segno particolari. Le lentiggini no, su un uomo non mi piaccio, sulle donne mi fanno impazzire. Ah, le cicatrici, immancabili. Cosa non renderebbe più un uomo se non una cicatrice da qualche parte? Io vi direi che per me è pronto. Dai un nome al personaggio. Ok, eccolo qua. Facciamoci una... Ehi, mi è sparita la barba. Facciamoci una bella fotografia al muro qua dietro. Va che bello. Allora, vediamo. Posso... Dici che posso uscire dalla stanza? O ci sarà un limite? No, c'è il limite alla porta. Che stronzi. Ti direi che la foto è perfetta così. Mostra giocatore. Grazie. Espressione. Impaurito, divertito. Dai. Bella. C'è due spicci che devo tornare a Milano Centrale. Dio santo. No, aspetta. E quindi? E quindi non l'ho fatta la foto? Non ho capito che è successo. Boh, vabbè, guarda, lasciamo stare. Posso mettere in terza persona? Ovviamente no. Felice giornata della rigenerazione. Ci siamo alla giornata della rigenerazione. Ci prepariamo per questo momento da 25 anni. Noi siamo pronti, voi siete pronti. L'America ci aspetta, usciamo da qui. D'accordo. Espelli olonastro. Grazie. E ovviamente il Pip-Boy non lo posso usare perché non ce l'ho ancora probabilmente. Qua c'è uno zaino, qua posso dormire. Wow. Che interazioni ragazzi. Fantastico. Ah, eccolo qua il mio Pip-Boy. Il momento che ogni cittadino del Volta aspetta. Quello di mettersi il suo Pip-Boy personale. Devo dire che non mi piace molto il modello. Preferisco quasi quello di Fallout 4. È strana la visuale. È molto strana perché è tutta spostata di qua. Sposta camp. Non è possibile piazzare il camp, giustamente. Ah, addirittura posso cambiare. Che figo. I miei special ovviamente fanno cagare. Non ho nessun tipo di oggetto. Giornata della rigenerazione, abbandona il Volt 76, d'accordo, e ci sono anche le stazioni radio. Ah, mi piace che però hanno cambiato dalle principali alle secondarie. Le giornaliere, ok, però mi piace il fatto che siano divise, questa è una cosa interessante. I miei talenti, invece, sono fatti con le figurine, e io questa cosa ancora non so come funzioni. Ok, qualcuno me la spiegherà allora. Wow, hanno messo l'interazione con la lavatrice. Fantastico. I'm dying.
Acqua pura, dovresti berne il più possibile. Come sempre siamo dei vampiri che non possono guardarsi allo specchio. Il mio first aid è vuoto. Hanno messo l'interazione con la doccia, ma sta accesa mezzo secondo. Grazie. Per qualche motivo c'è la lanterna di Lanterna Verde. Ho come la tragica preoccupazione che in questo vault non ci metteremo mai più piede. Una volta usciti da qua, non ci entreremo mai più. Ok, la Madonna. Che festa incredibile deve essere stata quella di ieri sera. E soprattutto qua... il compito di ricostruire l'America. Certo, sovrintendente. E soprattutto quanto avrò dormito io, no? Sappiate, vediamo. Che la volta che fiera di voi, io sono fiera di voi. Dio mio, le emoticon. Mentre ascoltate queste parole, io sono già partita da diverse ore. Madonna. Ho la mia missione da compiere qui nella parrocchia. Sovrintendente, passo e chiudo. Il messaggio si ripeterà tra 24 ore. Ok, sovrintendente. Avaria del sistema. Madonna, l'ho fatto scoppiare. Bene, il sistema è già andato a puttane. Mi fa piacere che neanche abbiamo iniziato l'avventura e già il nostro vault sta per sostanzialmente esplodere. Forse per questo che avevo la sensazione... Madonna, giocavano a birra pong qua. E posso spostare i bicchieri, interessante. Forse la mia sensazione che in questo posto non ci metteremo mai più piede... Forse era fondata. Forse era proprio fondata. Vediamo se mi faccio danno. No, dai, almeno quello. Buongiorno, salve. Salve! Infine, la tua giornata della rigenerazione. Scommetto già. Che non vedi l'ora di uscire e di dare un'occhiata al mondo. Esatto. Questa è casa mia, non voglio andarmene. Sappiamo niente sul mondo esterno, nessuna novità dal sovrintendente? Niente di niente. I sensori esterni sono stati disattivati dopo quello spiacevole problema con le bombe nucleari. Ah, tanti bene. Dei tuoi amici sono partiti da molto tempo. Non riesco a immaginare come abbiano iniziato a trasformare la Palakia. Guarda, non lo so. Eccellente. Avventure e opportunità ti attendono, signore. Grazie, Codsworth. I chioschi hanno informazioni preziose che ti aiuteranno a cavartela. Certo. Meglio sbrigarsi. Già, andiamo all'avventura. Ogni espositore fornisce l'equipaggiamento adeguato. Dov'è? Per abitante. Allora, che cosa mi offrite? Mi offri una bibita, dell'acqua. Ti immagini morire di fame o sete? Oh, che imbarazzo. Madonna, che voglia di ammazzarvi che c'ho. Ho sbagliato. Ah no, ok. Ho sbagliato? Non vedo, ti dispiacerebbe levarti dal cazzo? Ecco, grazie. Ok, no, non l'ho bevuta, per fortuna. Che cosa mi consegnate qui, invece? Uno steampack e del Radaway. Grazie. Tu, invece? Cos'è? Le scorte per la creazione. Da certo, come no? Se non sai fare, fattelo da solo, giustamente. Ecco qua, vediamo la luminosità. Dio mio. Dio mio, cioè. Cioè, se io giro, gira. Lui cammina solo all'indietro. Gioco di gambe, gioco di gambe. Ci si intrecciano le gambe qua. Buongiorno. Un cappellino da festa? Posso averlo? Quando esci, mi raccomando le buone maniere. Sii gentile. Devo andare di qua? Sì, Voltec. Sì, Voltec, certo. Come no? Oh, la Voltec, la Voltec. Salve, posso averlo? Per fortuna io ottimo. Ma vedrai che anche il tuo camp ti faciliterà le cose. Certo, come no? Ci credo, guardami. Questo è il mio test per lo special? Probabilmente sì. Allora, stiamo finendo le scorte di camp. Immagino, facciamo le cose in ordine. Vediamo cosa aveva il sovrintendente per me nel suo terminale. Grazie dell'oro nastro, sovrintendente. Beh, penso che fosse tutto qui, nel senso, dovevo prendere probabilmente la voce del sovrintendente per qualche missione futura. Questo l'ho già preso, ti ringrazio. E adesso il mio test dello special, probabilmente. Adattarsi è tutto. Se il
tuo ruolo non sembra funzionare. Degli occhiali. Scatena la tua creatività. No! Io non voglio la forza. Allora, cosa ti rende special? Ovviamente l'intelligenza. Gli steampunk ripristinano il 15% di salute. D'accordo. Certo, certo. Il 45%, mica cazzi. Yay! E basta? Tutto qui? E come è l'equipaggio? Ah, così. Ah, ok. Oh, ma che belli i miei occhiali. Sembra una persona molto seria. Ma perché il Pip-Boy non mi illumina? Cioè, guarda. Perché ci sono questi errori di luce così madornali? In Fallout New Vegas, se accendevo il Pip-Boy, mi illuminava tutta la faccia. Eccoci finalmente qua fuori. All'uscita del Vault. Finalmente. Il momento che ogni cittadino del Vault ha sempre aspettato. L'uscita dal Vault stesso. È il momento di abbandonare questo luogo, così sicuro e così preparato a farmi stare bene, per uscire da qui e andare a farmi ammazzare dalle radiazioni. È la fine di un'era, ragazzi. È la fine di un'era. Aloha! Ciao! Arrivederci! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Sì, però finisci il tuo monologo. Buon viaje! Ma secondo voi, questa cosa bianca dovrebbe essere luce? Cioè, io dovrei essere illuminato da questo, ma non ho nessuna luce addosso? D'accordo. Grazie. In quest'epoca buia, sopravvivono solo i più forti. La giornata della rigenerazione. Beh, che dire. L'anima dei Wayward. Non so, non... ho delle emozioni un po' contrastanti. Il frame rate è scandaloso. Cioè, guarda, se mi giro qua verso la montagna, ok. Mi giro verso il mondo e va a scatti. Guarda, è tutto rallentato. Guarda, mi giro qua. Perfetto, velocissimo. Mi giro verso il mondo all'orizzonte e va tutto una merda. Forse dovrei andare un po' più cauto. Forse sto andando con dei piedi di piombo e con delle ideologie sbagliate. Non lo so. Provo ad andare un po' più easy, più soft. Buongiorno, salve. Oh, signore. Salve. Quelle giovani signore laggiù sembrano eccessivamente vive. Di chi stai parlando? Non hanno ancora manifestato comportamenti disdicevoli. Forse potresti parlarci, valutare le loro intenzioni. Pennington, parla chiaro. Hai idea di cosa stanno facendo laggiù? Sembrano nutrire uno spiccato interesse per l'accesso al Vault. Peccato che non ci sia più nessuno. Sembrava turbata quando le ho detto che sarebbe stato impossibile, ma non sono certo che mi abbia creduto. È incredibile che tu sia ancora vivo, Pennington. Credi che stiano tramando qualcosa? Ho presidiato l'area per così tanto tempo che ho imparato una cosa. All'esterno del Vault, le persone non sempre hanno le migliori intenzioni. Almeno mi questo siamo dirlo, d'accordo. Ma è la triste verità. Ah beh, certo. Fino a poco tempo fa era tutto eccessivamente tranquillo. Ho continuato il mio lavoro, salutato gli ultimi usciti dal Vault. Di cui io sono l'ultimo. E placidamente contemplato la bellezza naturale della Palakia. Beh, ma certo. Di recente sembra che la gente stia tornando in Appalachia. E intendo molta gente. Tanta gente. Quel tipo di gente che con il Vault non c'entra nulla. Ah, i selvaggi. È preoccupante. Chi può sapere cosa hanno in mente? Vuoi che te lo dico io? Niente di buono. Beh, è meglio che me ne vada. Fai attenzione là fuori. Addio, Pennington. Non ci vedremo mai più. Deve esserci un modo per entrare. No, non ce n'è. Rassegnatevi, stronzi. Aspetta, un abitante del Vault. Ehi là! Salve. Ehi, che è successo? Ehi, calma. Non sono una minaccia. Avrei solo qualche domanda. Dimmi. Provieni da quel Vault, giusto? No. Pensavo fosse vuoto, ma la porta è ancora aperta. No, nessuna delle due cose. Perché ti interessa tanto? Dobbiamo trovare il modo di entrare in quel Vault. Abbiamo avuto una dritta al Wayward. Conosci
il nuovo locale lungo la strada. Non dunque, conosco, mi dispiace. Detto, dopo aver ricevuto i nostri ultimi tappi. E diceva che dentro quel vault... Scusa. Beh, è lì dentro che si trova l'enorme cosa. La nostra ultima possibilità di voltare pagina. Di che state parlando? L'enorme cosa là dentro, certo, abbiamo intrappolata, ma ci ho quasi rimesso la vita. Aspetta, cosa? Shh, zitti. Ti sta prendendo in giro, Lacey, ammettilo. Era una truffa. Ma quelli erano i nostri ultimi tappi. No, qualcuno deve pur sapere qualcosa. Ci fermeremo solo quando l'avremo trovato. Di che state parlando, voi due? Grazie per... quello che è. Ora, a meno che non ti serva qualcosa... Sto discorso non ha nessun senso. Non so, vuoi dirmi che cacchio state cercando, forse? Potrei, ma siccome hai deciso di infastidirci, la risposta è no. Grazie. Non ti hanno dato un'arma? Forse ho qualcosa io. Tieni. Un dito medio. Scusami. Mi dici di no perché non vuoi dirmi cos'è la grande cosa, ma mi regali un'arma. Coerenza, dove stai? Cosa puoi dirmi di questa zona? Intendi della Palakia? Sì. A parte che è un cimitero. E questo è quanto. Non siamo qui da molto, ma da quello che abbiamo potuto capire, la zona è stata colpita duramente. E poco dopo, beh, sono arrivate queste cose. Che cosa sono queste cose? Gli ardenti. Oh, finalmente qualcuno che sono mi dice un nome. Sembrano aver ucciso tutto quello che la bomba aveva risparmiato. E senza persone, tutto il resto è andato allo sfascio. Certo, come no. Ciao. Sì, ciao anche a te, simpaticone. Posso menarvi? No, Ah, Dio mio, ovviamente. È un gioco multiplayer. Cosa mi sarei mai dovuto aspettare? Come si salva in sto gioco? Ispeziona, ripara. Scusami? Cioè, mi stai dicendo che in questo gioco ci sono le condizioni delle armi? Oh no, siamo di nuovo tornati a Fallout 3 e Fallout New Vegas. La cosa più figa di Fallout 4 era il fatto che le armi non si deteriorassero. Oh, che cazzo. Bentornata, riparazione. Bentornata. Vabbè, andiamo a farci un giro. Dio mio, no, hanno rimesso le condizioni delle armi. Oh, no. Oh, e quello che cazzo è? Cos'è quel robottino? MK0. Aia. Cosa sei, un robot cinese? Aspetta. Aia, che male. Allora, dammi sta roba. Dio mio. Sarà una... un'avventura. Davvero, davvero difficile. Conosco un tizio che potrebbe ripararlo. Con chi stai parlando? Con me? Devo Buonasera. Buonasera. Notte tranquilla e cielo terso. Perfetto per guardare le stelle. È giorno. Perché mi parli della notte? In notti come questa mi ci vuole una vita per addormentarmi. C'è il sole! C'è il sole! Non c'è una stella in cielo, a parte il sole! Ti capisco. Vabbè. Posso almeno suonare gli strumenti. Fantastico. Ci sono le frecce! Sì, quindi gli archi confirmed. Oh, cerchiamo di avanzare, forza. Qualcuno mi spara. Chi è che spara? Che cos'è che stava sparando e a cosa? È dura riuscire a vivere qua fuori. Che sia fosse lui? Io berrò un altro god... un altro soldo. Non so se la cosa... fosse contata che io la facessi in questo modo. Però tanto era un saccheggiatore, quindi... che me ne frega. Aia! Che cos'è che mi ha fatto male? Buongiorno! Se non ci pensano gli ardenti o i ferali a farti fuori, puoi sempre contare sulle radiazioni. Ah beh, certo! Come no? Più ci coltelli da lancio, più persone possiamo aiutare. Beh, ho trovato il mio primo pacco di forcine. Già questo, almeno è qualcosa. C'è una cassaforte, il tuo livello. Ok.
È stato facile. Ok. Ho già preso un trofeo. Prendi tutto. Grazie. Va che belle ste foreste d'autunno. Ok, sono sempre più vicino al mio obiettivo. Eccolo là, il Wayward. Sto arrivando, Wayward. Quest'acqua dite che è radioattiva? Ottieni. Oh, ok. Sì, era radioattiva. Benissimo, e allora... Madonna, 10 radiazioni al secondo. Buongiorno. Belle le sue mucche a due teste. Complimenti. Ehi là, comunque, salve. Io mi chiamo G-Day. Buongiorno G-Day. Interno riservato a squadra. Un'area privata dedicata unicamente al tuo personaggio. Solo tu e i tuoi compagni di squadra potete stare in questo ambiente interno. Amici sconosciuti non possono unirsi. Compi scelte per la storia e hanno conseguenze importanti. I progressi vengono salvati con meno frequenza in un ambiente interno in solitaria. Assicurati di raggiungere il checkpoint della missione principale prima di andartene. Quindi questo gioco non salva? Questo mi stai dicendo? Oh Gesù. Gesù, Giuseppe e anche Mariangela. Se non mi dici dove si trova il tesoro di Crane, pittura i muri con il tuo sangue! Tesoro, forse non... Tesoro, hai scelto il momento sbagliato per un drink. Io stavo per ammazzarlo. E tu che cazzo sei? Wow, tranquillo. Che succede non qua? Non sono affari tuoi. Chissà succede perché lo immaginavo. Che pensa che io sappia dove si trova questo enorme tesoro e che stia costruendo il mio locale con dei rottami per divertimento. Signora, è l'ultimo avvertimento. Quel tesoro ce lo prendiamo noi. Vuoi che ti accoltello e la schiena? E vi regalerò una corsa di sola andata per l'aldilà se non cominciate a spiegare dove si trova ciò che è nostro. Ok. Parlamene magari. Il tesoro è affar nostro, non tuo. E se non otterrò delle risposte, comincerò ad ammazzare qualcuno. Come vuoi. Non temere, sarò veloce. Non sparare al fulmine, è dei nostri. Ecco fatto. Avevo detto che sarebbe finita male. Già. Allora, spero tu abbia buone intenzioni e che sia qui solo per bere. Mi hanno già puntato addosso abbastanza armi per oggi. Vada tranquilla, signora. Vada tranquilla. È stato un inizio giornata pessimo per tutti.